Ma è evidente che venendo da una storia di chirurgo e poi di chirurgia dei trapianti, lei si immagina un chirurgo dei trapianti che quando ha fatto la parte più difficile dell'intervento, quella di togliere l'organo malato, se ne va. È chiaro che io ci sono, ci sarò e dobbiamo costruire però non un progetto sulla persona o sui personalismi, dobbiamo lavorare per far davvero di questa nostra città che io amo tanto una capitale d'Europa. Allora, Questo lo aspetti. possiamo fare, ma lo dobbiamo fare con un progetto che coinvolga anche i delusi del Partito Democratico. Iniziamo per gradi. Si candida o no, quindi? Lei si candida sindaco? Io su questo, come è scritto nella Bibbia, c'è un tempo per ogni cosa. Ora è il tempo di Quindi ci sarà con una lista, costruire sicuramente. un progetto, una lista che io immagino che possa attrarre tutte quelle Però non è forze. detto che ci sia come sindaco. Io ho un tempo per ogni cosa. In questo momento Primo una passo, la lista lista c'è. civica, così come ha detto una persona che io rispetto moltissimo e che probabilmente molti qui ricordano perché è stato un grande amministratore di Roma, l'attuale senatore Walter Tocci, a cui dobbiamo molte delle decisioni sui trasporti degli anni 90, ha detto il PD dovrebbe fare un passo in avanti rinunciando al simbolo e cercando tutte le intelligenze, le energie migliori che ci sono in questa città. Anche un altro candidato, Morassut, ha detto il PD dovrebbe chiedere scusa perché il PD era al governo e ha interrotto un processo di cambiamento. Ecco, io Allora, voglio che quel processo di cambiamento vada avanti perché lo dobbiamo alle romane e ai romani, lo dobbiamo alla nostra lei lo capitale. sa che così facendo rischia di far perdere il centro-sinistra. Cioè lei rischia invece di farlo Beh, vincere, di farlo perdere. io rispetto moltissimo la sua intelligenza, la sua capacità giornalistica, però mi sembra davvero paradossale dire che io faccio perdere il centro-sinistra. Io l'ho fatto vincere quando nel 2013 tutti avevano paura di candidarsi perché pensavano che forse avrebbe vinto il Movimento 5 Stelle. Io ho fatto le primarie, ho vinto le primarie Allora si fermi qua, cominciamo dalle primarie e poi arriviamo a quello che E dice lei. con me il centrosinistra ha vinto, il Partito Democratico a un certo punto ha detto fate le valigie e andate a casa, non sono stato io. Emanuela Giovannini, le primarie, si guardi i suoi competitor. Ciao. Sanno meglio di Marino. Eh? Ma tanto chi ci mette è tutta una razza, eh? Ammazza, ammazza è tutta una razza, perciò. La campagna elettorale per le primarie ha alcune regole. La prima è che è una campagna elettorale sobria. Ci ho messo un po' per decidere di candidarmi. Quali sono i punti focali di questa candidatura? E il primo è questo: cemento su cemento. Il secondo è questo: i cassonetti. E poi c'è l'ultimo punto che ci sta particolarmente a cuore, che è quello della scuola per l'infanzia. Qual è l'errore più grande che ha fatto Marino? Isolarsi. L'errore che non dovrà fare il futuro sindaco? Isolarsi. Allora, professor Marino, lei non farà le primarie, perché? Ma io non farò le primarie perché le primarie le ho fatte e le ho vinte nel 2013. Cioè, Ho beh, poi il tempo staccato. passa. Beh, no, le primarie sono un patto. Anzi, io approfitto di questo spazio che mi dà per fare un invito al capo del governo e segretario del Partito Democratico. Visto che alle primarie si chiede a tanti cittadini, magari qualcuno di coloro che sono in sala ci sono andati nel 2013, di mettersi in fila, di rinunciare a qualche ora con la propria famiglia e di pagare 2 o 3 euro, quanto uno si sente di lasciare il partito, se poi quel partito, quel patto col candidato scelto dai cittadini lo rompe, non dovrebbe aprire dei banchetti dove si restituiscono quei 200.000 euro che si sono messi in tasca con le primarie che ho vinto io, quelli che le hanno organizzate e che sono la stessa classe dirigente che organizza quelle di adesso. E beh, insomma, c'è un limite a tutto, no? Senta, lei ha vinto le Allora primarie. gliele facciamo restituire questi 200.000
100.000 euro che si sono messi in tasca. Cosa le o direbbe no? Un renziano? Le direbbe, ma come, è lei che ce li deve restituire? Noi l'abbiamo mandata a fare il sindaco e poi gli si è sgretolata la maggioranza, non è riuscita a rimanere più no, di là di tanto una tempo. Una parte di quella maggioranza l'hanno arrestata, perché non è che si è sgretolata, cioè, una parte di quella... Io lì ho sentito prima dire... isolarsi. Se io avessi seguito certi consigli in certi momenti mi portavano in cella di isolamento a me. Quali consigli? E insomma adesso poi questo c'è, anche lì c'è un tempo per ogni cosa. Io... Cioè lei ha avuto pressioni da parte del PD nazionale per fare qualcosa di irregolare o ma di illecito? Vede, purtroppo è storia dei partiti, non è che il Partito Democratico, tra l'altro è il partito che io ho fondato, un partito che amo, perché amo soprattutto le persone che vogliono il cambiamento, che sono il vero cuore del Partito Democratico. Però poi ci sono, lo sappiamo tutti, i capi corrente, i capi bastone, le persone che invece che hanno fatto solo politica nella loro vita e che vogliono usare la politica per affermazioni personali. E invece io penso che la politica è un periodo di servizio breve a servizio della gente. Senta, non a servizio... Onorevole Marino, ora no, le farò vedere la ricostruzione del suo periodo alla guida di Roma. Però lei dice... Ma lo sa, servizio breve. Le persone qua devono sapere che in questo progetto... Che, perché il partito non è... Ma servizio breve, lei lo ha svolto, perché vuole tornare? Ma perché il servizio che mi avevano affidato i cittadini durava 5 anni. A me hanno detto dopo 28 mesi, quando veramente stavamo cambiando tutto, di andare. Perché qualcuno non voleva che si continuasse a cambiare. Vediamo chi, Lizia Portello. La vita, soprattutto quella politica, è un'altalena. Una volta sali, quella dopo cadi giù. Soprattutto se a spingerti c'è qualcuno che non ti ama. Ignazio Marino, classe 1955. La fase 1. Gli allori. Quando Matteo Renzi lo porta in palmo di mano. Dai, lo incita il toscano alla vigilia delle elezioni. Ignazio sarà un grande sindaco. Ed ecco, il chirurgo in bicicletta taglia il traguardo. Sindaco. Poi però anche Renzi taglia il suo traguardo e diventa premier. Allora il sindaco della capitale, alle prese col buco di bilancio, batte cassa e quando i soldi non arrivano tira troppo la corda e clac, l'idillio si rompe. Fase 2, in disgrazia. Marino usa toni sbagliati, dichiara Renzi, e per i suoi codici quella è una minaccia bella e buona. Ma poi arriva, in attesa, la fase 3, quella de l'amore ritrovato, perché quando scoppia il caso di Mafia Capitale, con mezzo PD che finisce nella bufera, sia per evitare il voto, oppure sia per serrare i ranghi, il premier prende le parti del sindaco. Marino è un'occasione per Roma. Ma poi arriva l'estate, quella in cui il sindaco è in vacanza e i Casamonica fanno il funerale al boss. Siamo al crollo, la fase 4. La goccia che fa traboccare il vaso è lo scontrino gate. Cene e spese personali a carico delle casse comunali, accusano i giornali, e salta fuori anche un'indagine per peculato che avrebbe tentato di nascondere. E alla fine Marino si dimette, poi ritira le dimissioni e allora Renzi manda i consiglieri comunali dal notaio a firmare le proprie dimissioni. 26 pugnalate alle spalle, dirà lui, ma un solo mandante. E chissà cosa succede adesso. Tutti attendono la fase 5 e ci si chiede quale sarà il titolo. Il ritorno del marziano? Provaci ancora prof? Oppure la vendetta di Marino? Allora, beh, iniziamo... Io le posso subito escludere. Ecco, quanto c'è di personale le posso voler subito escludere. Tornare. Subito escludere qualunque sentimento di vendetta. Io semmai, proprio per la mia storia, per la mia vita di medico, di chirurgo, io voglio costruire, cioè non voglio partecipare a nessun progetto che possa avere risentimenti, demolizioni. Voglio anzi invitare tutti a costruire insieme il futuro della città. Pensi che nessuno, perché poi delle cose nessuno ne parla, è cosa importante. Questo libro qui, Roma 2025, è il lavoro finito qualche mese fa, fatto con 25 università. Ci sono le migliori università della Cina, degli Stati Uniti, d'Italia, d'Europa. Abbiamo diviso Roma in 25 quadranti. Per ogni quadrante dove ci sono dei disastri urbanistici abbiamo
con le università, 500 professori di tutto il mondo, disegnato quale deve essere la Roma dei prossimi 10-15 anni. Questo è quello. Quanto è costato questo malloppetto? Niente, perché noi siamo così importanti agli occhi del mondo, noi romani, romane, che quando abbiamo chiamato 25 università sono venuti e sono stati dei mesi con i loro professori a Roma, allora, a lavorare per noi. Professore. Questo è quello che noi dobbiamo fare due domande per secche. La nostra città. La prima, quando e perché secondo lei si è rotto il rapporto con Matteo Renzi? Questo bisogna chiederlo a Matteo Renzi. Beh, lei l'avrà capito, no? Sto esagerando, sono andato fuori strada. Allora non mi chiede di fare lo psicologo perché... Beh, poi di Renzi non credo che sia semplice. Però, diciamo, nel PD ormai tutti si rapportano a Matteo Renzi, no? Lei ha capito che stava andando dalla parte sbagliata in un momento? Assolutamente sì, e continuerò ad andare da quella parte che Renzi considera sbagliata, perché il PD è delle persone che eleggono con il voto il Partito Democratico, non è di Matteo Renzi, non si è comprato il Partito Democratico. Ma Matteo Renzi ha preso il 40% alle europee. E io ho preso il 64% quando ho vinto a Roma. E tra lei dice che è stato il notaio a mandarla via dal Campidoglio, no? Perché Matteo Renzi ha chiesto ai suoi di firmare le dimissioni. Non è che è stata invece la finanza. No. Il problema degli scontrini è grosso. No, tra l'altro mi hanno mandato ora, dice, il Corriere della Sera fa emergere altre spese senza adeguati giustificativi. I suoi scontrini aumentano. È sempre colpa del suo staff o ha delle assolutamente responsabilità? Io voglio separare completamente quello che ho fiducia nella magistratura. La magistratura l'altro giorno addirittura ho letto su un giornale, su un quotidiano, Il Messaggero, dice che c'era nelle indagini anche perché Marino era andato a Washington nel 2013, basta andare su Google, io sono andato per un viaggio appunto che è difficile a portare il Galata Morente, una delle più belle statue che alla National Gallery di Washington è stata vista da 750.000 persone, questo è quello che deve fare il sindaco di America, una grande però, capitale e di una capitale che è orgogliosa. Non può giustificarne uno a uno qua, perché poi ci sono tanti viaggi, l'ultimo gliel'ha contestato il Papa. Io non l'ho già detto in tante occasioni, non, penso che abbiamo un Papa straordinario che sta cambiando la Chiesa e non commento nulla di quello che un uomo così fa o dice. A Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Sa quando si è tornato a parlare delle sue dimissioni? Durante il caso Boschi. Adesso le faccio vedere Paola Baruffi che è andata a parlare di banche proprio là a casa della ministra Boschi. Paola Baruffi. Male per Arezzo, molto male. Hanno fatto dei danni catastrofici. Catastrofici? Sì, perché loro anche le ultime azioni che io avevo, dice, le prenda perché tanto verrà che aumenteranno, invece sono andate a finire a zero. Signor Boschi, siete preoccupati per la dichiarazione di insolvenza della banca? Buonasera. Buonasera. Voi siete a lavoro, io no. Arrivederci. Siete preoccupati per arrivederci. Io non sono a lavoro. Arrivederci. Buonasera, buon lavoro e buona domenica. Arrivederci. Ministro, perché tarda il decreto sui rimborsi? Boschi ha sempre un figlio, no? Che fa capire quello che vuole. Beh, lei... Poi ci dovremmo aspettare che un ministro della Repubblica è sempre al lavoro. Vabbè, però è facile questo. Siamo andati pure a prenderla. Siamo andati pure a prenderla fuori dalla messa, quindi ci sta che lei abbia reagito con questo piglio. Lei ha pensato che doveva dimettersi la Boschi quando sono uscite fuori le vicende, non solo le vicende legate alle banche, ma poi quando si è capito che il padre era andato da Carboni a trattare le nuove nomine. Cosa ha pensato perlomeno? Ma io non credo che un paese debba auspicare che un governo sia sempre in fibrillazione.
quello che ho vissuto io, cioè di un continuo clima di attacchi, di violenza, io penso che sia sbagliato, perché i cittadini hanno il diritto di vedere durante un periodo di governo i risultati che chi si è assunto quella responsabilità riesce a portare, e hanno poi il dovere di decidere se quella persona deve continuare o non continuare. Io penso che il giudizio spetta ai cittadini e che questa continua questa violenza che c'è nella classe politica, che è motivata solo da una fame di potere. Quindi perché lei non, sia non altro, chiede le dimissioni della Boschi? Io chiedo che qualunque governo ci sia, lavori per il bene e gli interessi delle persone. E allora torniamo a Roma, perché lei è stato capo di un governo di una città importantissima, di cui parla tutto il mondo. Quando le dicono, lei è come quei chirurghi che escono fuori dalla sala operatoria e dice l'operazione era perfetta, purtroppo il paziente è deceduto. Eh no, invece questo paziente è molto molto vivo. Io quando sono arrivato ho trovato una situazione dove non sapevo neanche se ero nelle condizioni di far uscire gli autobus dai depositi la mattina. Sono riuscito a pareggiare, assieme ai miei assessori, assieme alla mia squadra, un bilancio che aveva solo nell'ATAC una perdita di quasi 1 miliardo. Oggi, io spero che lo faccia, il commissario del governo può fare una gara che io non potevo fare perché non avevo all'inizio i soldi, per comprare 200 o 300 autobus nuovi. Questo va fatto subito. Sa cosa ha lasciato però? Subito. Perché in noi abbiamo a Pittopoli, Rachele Alvarez. E quella è un'altra. Vediamo il servizio. Io non sono proprietario, il proprietario è un italiano. So 17 anni che pago a lui, magari che paga solo 74 euro. Non lo so, più o meno 2014. Come è stato da comune d'accordo con la popolazione? Sono proprio in mano a cinesi e bengalesi tanti locali assegnati dal comune nella zona della stazione Termini. Arrivati a loro in subaffitto, i cinesi pagano a prezzo di mercato o anche di più. Invece il comune sta continuando a incassare solo pochi spiccioli. Uno si stanca magari dell'attività, lo riaffitta. Il comune è lui che non vuole sistemare a tutti noi che stiamo almeno qua alla stazione Termini. Non rinnovano proprio i contratti. Di quanto carente sia il comune nella gestione dei suoi immobili, ce ne hanno parlato i proprietari di due negozi nel quartiere Trieste. Sono circa 3-4 mesi che noi non paghiamo l'affitto perché non abbiamo nessun tipo di comunicazione da parte del comune. E quindi noi dobbiamo mettere i nostri affitti da parte per quando arriverà la comunicazione del comune. Mai. Non si sa. Lo scandalo è che il comune tiene locali chiusi, come la profumeria è chiusa da anni, e qui dietro altri locali fanno parte di questo edificio, quindi del comune di Roma, e li tiene chiusi, e la via quindi rimane così, rimane morta. Ora non le chiedo solo, non le chiedo solo perché non è intervenuto, ma anche No, questo però non lo posso accettare. No, questo non lo posso accettare. Io non posso accettare questa cosa che lei ha detto, perché dal 1946 fino a quando è arrivata la nostra giunta noi non avevamo neanche un database, cioè un elenco completo di tutti i beni immobiliari del Comune di Roma. È stata una delle priorità che mi sono dato. I miei assessori l'hanno messa online da marzo 2015, e ora qui facciamo questa sera la scoperta dell'acqua fredda. Quindi Fronca si fa bello con i dati suoi. No, io spero che il commissario del governo continui il lavoro che abbiamo impostato, perché molte persone devono essere cacciate via perché non ne hanno diritto. E le dirò, mi risponda sulla Onlus. La Onlus di cui io ero membro fino al momento in cui mi sono dimesso, perché sono diventato sindaco nel giugno del 2013, e questo per associazione di idee mi porta a un'altra cosa. Quando io ho corso, e i cittadini se lo ricordano, per sindaco di Roma, ero senatore, avevo una poltrona. Quelli che oggi siedono in Parlamento e corrono hanno detto che non ci pensano neanche a lasciare quella poltrona. Ha detto qua da noi che gli piace fare il vicepresidente della Camera. Comunque c'è un altro, le do io una notizia, e così magari domani il commissario del governo si
mette a lavorare, e io ne sarei felicissimo anche su questo tema. Noi abbiamo trovato anche che dai tempi del sindaco Francesco Rutelli venivano affittati da ricchi imprenditori romani degli appartamenti per darli alle persone povere a dei prezzi spaventosi, 50 metri quadri a Pietralata a 4.000 euro al mese. Chi ci guadagnava, gli imprenditori o i poveri? È chiaro che ci guadagnavano gli imprenditori. Noi questo l'abbiamo interrotto e vogliamo dare il buono casa ai poveri. Questo è quello che bisogna fare. Ora le faccio vedere perché i servizi e le faccio conoscere. È una città di privilegi e di rendite di posizioni che devono essere tagliate, le terminate. Sto per presentare Guido Bertolaso, però prima le voglio dire, esce un suo libro, vero? Come si intitola? Si intitola Un marziano a Roma. In bocca al lupo per il libro, che sarà sicuramente interessante. Senta, lo sa che se ne va lei arrivano le Olimpiadi forse a Roma? Io sulla questione delle Olimpiadi mi sono espresso con molta chiarezza. Le Olimpiadi devono essere un lascito per la città e devono essere scelte se farle nella città o no dai cittadini. Quindi in questo momento noi non sappiamo nulla del disegno olimpico. Noi dobbiamo avere un disegno che sia come quello degli anni 60, che lasci ricchezza alla città. Lei e lascia, devono decidere i cittadini. A proposito di lasciare. E quindi io penso che ci voglia, una volta presentato il progetto, un referendum, perché i cittadini possono anche dire noi vorremmo altre cose, ma devono decidere la città. Non ho capito se lei ha lasciato o no il PD. Ma io sono un fondatore del PD, in questo non è che il PD, cioè perché mi sta dicendo che chi non è renziano non può stare nel PD? Grazie Ignazio Marino, però resti con noi ancora e non se ne vada. Le faccio vedere quanti topi ci sono a Roma.